Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Il mercato crolla? Qual è la domanda che ti fai? Questa è la vera chiave per avere successo nel trading, ma soprattutto per gestire questi momenti, ragazzi, questi momenti, queste fasi concitate nel mercato. Qual è la domanda che ti fai quando il mercato crolla? Rispondete in questo momento nella vostra mente, nella vostra testa. Ieri, durante il crollo dei mercati, Bitcoin in particolar modo, visto che noi ci occupiamo di quella cripto, di cosa vi siete preoccupati? Qual era la vostra domanda? La domanda che vi si è stampata in testa. Oggi parliamo di tre modi per gestire queste fasi di ribasso dei mercati, per capire come fare a fare una cosa fantastica, diciamo, a fare profitto in queste fasi di mercato. Quello che abbiamo fatto noi ieri, ragazzi, con un'operazione, badate bene, non al ribasso, al rialzo sull'Academy di Trading On, perché quello che mi preme non è tanto l'esito dell'operazione, che è andata bene, positiva, eccetera, ma mi preme parlarvi di un modo in cui potete ragionare e potete ottenere anche un profitto in queste fasi di ribasso. Allora, la stragrande maggioranza probabilmente delle persone che sono nel mercato delle criptovalute, durante gli ultimi due giorni la domanda che si è posta è stata semplicemente questa: oh mio Dio, sta crollando tutto, come salvo il mio capitale, come salvo quelli che sono i miei investimenti? Ma ragazzi, la vera domanda, l'ho ripetuto tre volte non a caso, che dovete porvi in questo caso è: perché mi trovo in questa situazione? E qui andiamo a ragionare su tre regole, ragazzi, tre regole che dovete applicare per evitare di trovarvi in queste situazioni. Tre regole semplicissime, basilari, che vi aprono la mente e vi portano anche ad una possibilità come quella che abbiamo gestito ieri. Ieri in Academy, ragazzi, ho fatto un'operazione long sul rimbalzo che c'è stato, definita alla perfezione da grafici precisamente indicati, è tutto pubblicato, proprio non tanto, ragazzi, per prendere il profitto che poi abbiamo preso, ma quanto per impostare mentalmente ad una corretta gestione delle fasi di volatilità, soprattutto ribassiste, dei mercati. Parliamo di queste tre regole. La prima: essere preparati. Quando siete nel mare del nord, immaginate questo marasma come il Titanic che sta affondando, ma forse non affonda, non sappiamo, dovete essere preparati. Non possiamo essere lì come persone impreparate, perché se siamo impreparati davanti alla burrasca, davanti a uno tsunami, quello che succede è che ci seppellisce. È inutile che stiamo a ragionare, noi saremo vittime di questo marasma di volatilità. Perciò, ragazzi, bisogna prepararsi e, come sempre dico, oggi non ho la maglia di Eye of the Tiger, ma ricordate il famoso film di Rocky 3, quello mi piace di più perché la colonna sonora era strafiga, ok? Ricordatevi la preparazione, dovete essere preparati per gestire i mercati. Ci sono due modi per essere preparati per gestire i mercati: uno, studiare, formarvi, leggete, abbiate la passione, ragazzi, per il trading. Anche se già fate profitti, continuate ad approfondire, appassionatevi alla materia, che è la cosa più bella da fare. E poi la seconda cosa che potete fare, se non avete tempo di gestire grandi informazioni, di fare tanta formazione, a quel punto tirate un po' i remi in barca, investite poco, soltanto di lungo periodo, guardate i mercati una volta ogni due settimane, per quello che serve a voi. Ma ricordatevi che comunque un minimo di educazione finanziaria, di formazione finanziaria, dovete averla assolutamente per gestire queste fasi di burrasca. Il secondo punto, che è fondamentale e viene direttamente connesso a quello della preparazione, è l'attesa. Vi ricordate il proverbio cinese di aspettare il nemico al fiume? Il trader, ragazzi, è qualcuno che sa attendere. Sa attendere il momento giusto, e questo lo si impara quando siete preparati. Allora, questi tre punti sono connessi, ve lo dico già adesso.
Però attendere il momento giusto è fondamentale. Immaginiamo quello che è successo ieri, vi faccio l'ipotesi di quello che è successo ieri. La fase di chiusura del ciclo mensile sui mercati delle criptovalute io la sto indicando da più di un mese nei miei vari video il lunedì, lo sapete ormai tutti quanti, ho indicato più e più volte la possibilità che al mese di novembre ci fosse stato questo insomma ribasso anche consistente, soprattutto su Ethereum e Binance, vi ricordate? Insomma, li ho fatti più volte vedere. Ora, non è che fosse l'unica possibilità, io mi preparo sempre a più possibilità proprio per essere preparato, ragazzi. Il trader intelligente fa così. Ma sapevamo già cosa fare, in Academy eravamo tutti preparati, ne parliamo costantemente, su YouTube lo dico costantemente, sappiamo cosa fare. Quindi eravamo lì ad attendere che il mercato ci desse cosa, ragazzi? Una occasione di profitto, perché quando i mercati fanno questi movimenti sia al rialzo che al ribasso esagerano, soprattutto i mercati delle cripto, perché i mercati delle cripto sono mercati riflessivi, quindi spesso e volentieri esagerano questi movimenti. Allora eravamo in attesa, ragazzi, sapevamo che il mercato doveva scendere su alcuni livelli, livelli che vi avevo anche indicato nella giornata di giovedì, vi avevo indicato appunto i livelli che poteva raggiungere il mercato anche nell'altro video, livelli che sono stati raggiunti. Quindi a quel punto cosa facciamo? Compriamo sui livelli? No, ragazzi, perché io sono un trader professionista e quello che faccio, attendo sempre la reazione del mercato. C'era un modello già preimpostato di ingressi con tutti gli indicatori già posizionati, abbiamo seguito quello, siamo entrati in ingresso e preso un piccolo profitto, ma l'idea di fondo era quella di attendere il mercato, imparare questo meccanismo, questa metodologia importante, formarsi, quindi avere le idee chiare prima, attendere il mercato e poi l'ultima regola di cui parlo oggi in questo video, farvi la domanda corretta nella vostra mente. La domanda corretta non deve essere, ragazzi, come sopravvivo a questo marasma, come riparo i miei profitti, perché quello lo avete già fatto se siete preparati, avete già tutto chiaro, ma la domanda corretta è come uso questa situazione per fare money, per fare profitto, per ottenere io un vantaggio. Quindi domandatevi un qualcosa che non si domanda nessuno. Non vi fate pensieri limitanti, ma fatevi pensieri, fatevi domande che vi spronano a ragionare sulle opportunità, perché ieri c'era un'opportunità che poteva essere sfruttata. Alcuni amici trader dell'Academy, tra le altre cose, sono riusciti a fare degli acquisti anche sui minimi. Non so come ci sono riusciti, ragazzi, io non riesco a farli. Ma loro ci sono riusciti, addirittura hanno portato a casa un bellissimo profitto. Alcuni hanno gestito anche la fase di ribasso portando a casa un bellissimo profitto, ma in generale lo si fa quando si ci pone la domanda giusta. Invece di disperarsi su quello che sta succedendo, ponetevi la domanda e dite come posso sfruttare questa situazione. Per riassumere, allora, tre regole per gestire i mercati quando si è in marasma. La prima, essere formati prima, ragazzi, non durante. Prima dovete essere formati. Seconda regola, attendere che il mercato vi dia la giusta occasione. Terza regola, domandarvi qual è la giusta occasione e preparare la vostra mentalità, la vostra mente a prendere quello che il mercato vi sta offrendo. È il modo migliore per gestire queste fasi di ribasso. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi auguro un buon weekend accorciato perché siamo già a sabato e noi ci rivediamo lunedì col prossimo video. Ciao a tutti!